Ormai penso sia chiaro che sono appassionato di lingue straniere, soprattutto quelle più esotiche, quelle più strane. E circa 4-5 anni fa mi trovai a fare delle ricerche, ad appuntare alcune cose sulla lingua Walpiri, una lingua parlata nel nord dell'Australia da una popolazione aborigena. E rincontrai questa lingua circa 3 anni fa, quando trovai un video consigliato su YouTube chiamato Walpiri Counting, che significa i Walpiri che contano, oppure il modo di contare dei Walpiri. Guardai questo video, vi era un giovane che andava da un anziano e gli chiedeva: "Ma tu quante volte sei stato sposato?" E quello ha detto: "Una." Poi chiedeva: "Ma quanti nipoti hai?" E quello rispondeva: "Tanti." E iniziava a fare delle linee sul terreno, sulla sabbia, elencando questi nipoti, che erano quattro, per fortuna. Non oso immaginare se fossero stati 16, ce li avrebbe fatti tutti? Allora iniziai a fare delle ricerche, a approfondire. E scoprì che nella fase più tradizionale della lingua Walpiri, nella variante più tradizionale, esistono quattro parole per contare, e sono uno, due, molti e tanti. Questa cosa mi lasciò scioccato, continuai a fare ricerche su questa cosa e trovai una popolazione che è la popolazione di cui vorrei parlarvi oggi, dal punto di vista culturale e linguistico, senza dilungarmi. I Piranha dell'Amazzonia, che vivono sulle rive del fiume Maisi, in Brasile. Sono circa 400, hanno una piccola tribù, un piccolo villaggio potremmo dire, e hanno due parole principali per contare: hoi, che significa pochi, e hoi, che significa tanti. Quindi non hanno dei numeri, non hanno 1, 2, 3, 4, 5, non hanno questo concetto, nel senso che noi nella nostra cultura siamo soliti classificare le cose, chiuderle in scatole concettuali. E spesso queste scatole concettuali, questi concetti che noi creiamo, sono anche collegati in un certo senso all'ordine posto dal numero. Quindi il numero, la matematica, aiutano a mettere ordine nella nostra mente e nel modo in cui organizziamo il mondo e lo vediamo. Ma per questa cultura, per questa popolazione, non è così. Cioè il numero non conta, non c'è un modo di contare le cose. Le mamme Piraha, ad esempio, non sanno quanti figli hanno, sanno chi sono i figli, sanno, quindi sanno riconoscerli, sanno quali sono i loro nomi, sanno se sono in salute, sanno dove sono al momento, ma non sanno quanti sono i loro figli. Per loro non è rilevante la quantità, non è rilevante il numero specifico di cose. Quindi contare per loro non è una cosa importante. E questa cultura, questa popolazione mi ha affascinato così tanto perché la sua singolarità non si limita a questo, non si limita ai numeri, si estende a tutto il campo della conoscenza. E quindi vi parlo un po' di questa cultura. Per esempio, l'elemento del sonno. Gli esperti affermano che per stare bene bisogna dormire in media 7-8 ore la notte. I Piraha dormono per 15-20 minuti ogni 2 ore circa, e la notte spesso sono svegli per restare vigili in modo da essere allerta nel caso di animali nella foresta, comunque vivono nella foresta, quindi hanno bisogno di essere sempre allerta, di essere sempre vigili. Oppure il modo in cui si relazionano l'uno all'altro. Loro hanno un comunismo primitivo, si dice, cioè non hanno letto Marx, ma questo significa che non c'è una vera e propria gerarchia fra gli abitanti del loro villaggio. Quindi non c'è chi è superiore e chi è inferiore, non esiste la cosiddetta coercizione, la possibilità di dare ordini agli altri, ognuno vive individualmente e felicemente. Tant'è che, secondo alcune ricerche di alcune università, i Piraha sono il popolo più felice al mondo perché durante una giornata sorridono spontaneamente una quantità innumerevole di volte. Oppure si pensi alla famiglia, al nucleo familiare. Che cos'è il nucleo familiare per i Piraha? Molto semplice nel senso che è molto ristretto rispetto al modo di vedere la famiglia complesso che abbiamo noi in Occidente, ad esempio. Quindi loro non hanno bisnonni, non hanno pronipoti, non hanno cugini di secondo grado, non hanno neanche i nipotini, insomma. Per loro il nucleo è composto da mai-i, che sono o la mamma o il papà, significa genitore, da hengi, che significa fratello o sorella, e poi da figlio, nel caso di genitore, figlio o figlia, e da colui che invece poi c'è colui che non fa parte di questo nucleo, e loro possono far coppia con coloro che non fanno parte di questo nucleo, quindi hanno una società in ogni caso organizzata, seppur a modo loro.
E una cosa molto particolare, quella che più affascina solitamente su questa cultura, è proprio il loro linguaggio, un linguaggio stranissimo, un linguaggio singolarissimo. Fonologicamente hanno solamente 11 suoni, oppure 10 le donne, cioè le donne assimilano un suono utilizzato spesso dagli uomini a un suono che utilizzano loro, quindi di solito non pronunciano, se non erro, la S. Ma pronunciano, non pronunciano S, ma pronunciano H, da quello che so, o il contrario, insomma, noi di queste cose poi vedo di spiegarvelo meglio. E con il loro linguaggio è possibile utilizzare diversi canali per esprimersi, nel senso che loro possono parlare, ma possono anche urlare, e non si intende urlare per arrabbiarsi, si intende per comunicare a distanza, cambiando dei suoni, inserendo solamente la H e la K e la A come vocale, quindi comunicano da una parte all'altra del fiume, ad esempio. O nella foresta. Possono anche fischiare il loro linguaggio, quindi riproducono le vocali attraverso le frequenze con il fischio e lo utilizzano per parlare quando non vogliono farsi capire dagli stranieri oppure per cacciare in modo da non allarmare le prede. E possono anche mormorare. Questa non è Piraha, non so parlare Piraha, però insomma sto approssimando, poi se trovo un video ve lo linko in descrizione. Spesso le donne per raccontare storie ai bambini e farli addormentare. Oppure possono cantare, spesso cantano quando c'è un'informazione nuova, una novità, per questo si radunano e cantano nella loro lingua. E questa lingua, penso abbiate notato, è caratterizzata da quello che si chiama tono. E il tono è una variazione, quindi abbiamo ad esempio il tono alto e il tono basso in Piraha, nelle parole hoi, pochi, hoi, tanti. E questi sono due opposti che sono resi in realtà da parole molto simili. Cioè per un occidentale che parla quindi delle lingue senza dei toni, sono parole uguali, semplicemente con intonazione diversa. Noi cambiamo tono da perché a perché nel fare la domanda. E quindi siamo abituati a semplicemente attribuire una funzione diversa, ma la parola essenzialmente rimane la stessa. Per i Piraha invece la parola cambia. Spesso sono anche opposti, come abbiamo visto con hoi e hoi. Ad esempio, la parola per nemico è magiai. La parola per amico è magiai. Oppure, anche se non sono opposti, parole completamente diverse. La parola per me, io, è ci. La parola per escremento di cane è ci. Cambia solamente il tono, quindi. E questa cosa permette anche di utilizzare quei diversi canali di comunicazione ai Piraha. Ora, la caratteristica però più peculiare del linguaggio Piraha è la cosiddetta immediacy of experience, così la chiama Daniel Everett, ex missionario che è diventato un linguista dopo aver incontrato i Piraha e aver studiato la loro lingua e la loro cultura. Lui la chiama immediacy of experience, che significa letteralmente immediatezza dell'esperienza, cioè l'esperienza del Piraha, i Piraha si chiamano Hiachi nella loro lingua. Si basa sul presente, sul qui ed ora, come se fosse una filosofia orientale, come se fosse Zen, se fosse buddismo. Cioè loro si basano solo sul presente, tant'è che non ricordano il passato antecedente ai vivi. Cioè nel momento in cui una persona muore, per loro le sue memorie muoiono con lui, non serve ricordarsi di ciò che è successo nel passato a quella persona, un'esperienza vissuta da lui o da lei. Stessa cosa per il futuro, loro essendo incentrati nel presente, non avendo una concezione del prima e del dopo, oltre alla propria vita, oltre a ciò che hanno già vissuto, non pensano al futuro, cioè per loro è inutile anche pensare a qualcosa che non è ancora successo. Tant'è che, ad esempio, non conservano il cibo. Sono soliti, quando hanno fame, cacciare, quindi procurarsi del cibo, cacciare o raccogliere nel momento in cui ne hanno bisogno, quindi non pensano a conservare, proprio perché non hanno questa concezione del futuro, di qualcosa che arriverà dopo. Per quanto riguarda il passato, ad esempio, non hanno delle storie che narrino della creazione, o che raccontino della cosmologia, di come ha origine il mondo, come hanno origine le varie cose. Quando Daniel Everett arrivò e chiese: secondo voi chi è che ha fatto crescere gli alberi? Chi è che ha fatto nascere tutto? Loro risposero: ma perché tu hai mai visto la foresta senza alberi? Quindi sono incentrati in questa mentalità basata sul presente, cioè come vedo le cose, così per me sono, non ho bisogno di altro. Oppure quando Daniel Everett parlò di Gesù, una cosa molto importante secondo i Piraha è l'esperienza, cioè se io ho una certa esperienza,
e quindi sono certo di qualcosa, quella cosa è rilevante. Se l'ho sentita, perde di rilevanza. Se non l'ho vissuta, è ancora meno rilevante. Per esempio, quindi, quando Daniel Everett parlò di Gesù, raccontava, insomma, delle storie concernenti Gesù e raccontava di come Gesù, insomma, fosse il salvatore dell'umanità dal peccato. Allora loro chiesero: "Ma tu hai mai incontrato questo Gesù di cui parli?" E lui rispose giustamente: "No, non l'ho mai incontrato di persona perché lui è vissuto tantissimi anni fa." E risposero: "E allora perché ce ne parli? Cioè, a che serve?" Si girarono e cambiarono argomento. Quindi semplicemente non sono interessati neanche alla concezione di una divinità, neanche alla religione, perché secondo loro spiegare cose già successe, che sono successe, non ha senso. Spiegare cose che succederanno è impossibile perché non ancora sono successe. Bisogna restare nel presente. E non è neanche un bisogno filosofico, una loro scelta, è semplicemente il modo in cui pensano, il modo in cui spontaneamente agiscono. E si pensa che siano così felici proprio in relazione a questo modo di vedere il mondo. Altra cosa sull'immediatezza dell'esperienza, loro non hanno delle parole per i punti cardinali o per i colori, cioè non possono riferirsi a qualcosa che sta oltre la montagna dicendo quella è a nord oppure da qui vai a sinistra, dicono è oltre la montagna, scelgono punti di riferimento in base a dove sono, in base al momento in cui parlano. Oppure ad esempio per quanto riguarda i colori, non hanno dei colori, le parole per i colori, ma utilizzano delle descrizioni, cioè delle sorte di una specie di similitudini, potremmo dire. Nel parlare del rosso potrebbero dire mi sai, che significa come il sangue, perché il rosso richiama il colore del sangue. Ma questa parola non è fissa, cioè non significa rosso, perché in un altro momento del giorno potrebbero utilizzare un'altra parola, cioè come e qualcos'altro, per dire rosso, oppure per altri colori, insomma. Quindi si basano su ciò che succede nel momento, non hanno bisogno di chiamare, richiamare qualcosa dal passato, di insomma aggiungere a qualcosa nel futuro, a delle conclusioni, senza aver prima vissuto le cose. E per questo questa cultura, questa popolazione può insegnarci che i punti di vista, il modo di vedere il mondo non è solamente uno, i punti di vista sono innumerevoli, sono infiniti sulla Terra e spesso noi tendiamo a pensare che il nostro punto di vista sia quello che può, insomma, essere più giusto, quello che porta alla felicità. Quando poi, secondo ricerche di alcune università, questa popolazione non ha i numeri, non ha la religione, non ha i colori, non ha i punti cardinali, non ha i cugini, i procugini, eccetera, ed è la più felice al mondo. Quindi dovrebbe farci pensare che al mondo esistono tantissimi modi di vedere le cose e che il nostro non è necessariamente il migliore. Quindi vi saluto, grazie per avermi ascoltato, spero vi abbia interessato la questione e se vi interessa altro sui Piranha o su altre popolazioni, fatemelo sapere nei commenti così che possa continuare un'eventuale serie di video su popolazioni e culture straniere. Grazie mille, alla prossima.